Diverso di questo 0-0 rispetto a Perugia, insomma. Primo tempo una Cremonese sprecona, ma che forse si è impiegata un po' troppo. Secondo tempo una Cremonese che si è rimboccata le maniche, ha guardato il sodo, ma stavolta è stato il portiere ad essere insuperabile. Sì, devo analizzare la partita nel complesso, vedo ancora la condizione della squadra, di alcuni giocatori che in forte crescita, il miglioramento, penso a Di Carmine, penso a Strizzo, anche a Raphià. E poi sulla partita abbiamo avuto un bellissimo approccio perché nei 20 minuti abbiamo avuto due situazioni troppo clamorose per non rompere la gara, poi sul finale del primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, e poi nel secondo tempo abbiamo giocato dentro la metà campo con una squadra che è pericolosissima nelle ripartenze. E giocare dentro la metà campo, creare così tanto e non portare a casa un gol, comunque questo fa parte del calcio. Continuo a dire quello che dicevo con i colleghi, in queste partite si rischia di perdere sul finale, quando crei così tanto e giochi praticamente dentro l'area avversaria, che dai la sensazione, ecco, che arrivi invece poi chiaramente lì poco concreti, ma non parlerei neanche di poca concretezza, si è sbagliato e Mister, le chiedo un commento su Carne Secchi, insomma, grande parata. È stato importantissimo in quel momento lì, come ha detto lei, certe partite si rischia addirittura la beffa. sì, beh, sul rigore è stato bravissimo, perché sul finale del primo tempo, se già così in questo modo abbiamo faticato a tenere, poi non si sa mai, insomma, c'era tutto il secondo tempo aperto e le partite poi si raccontano in un altro modo. In queste situazioni ho visto anche molta pazienza, molta maturità da parte della squadra, al di là di Marco ha fatto una grande prestazione, perché ci sono stati dei momenti che abbiamo veramente molta pazienza per entrare, non c'era spazio e abbiamo creato tante situazioni. Marco sul finale del primo tempo ha tenuto in equilibrio la gara, e poi però sono contento, faccio i complimenti ai ragazzi perché grande applicazione, grande attenzione. Il Vicenza è una squadra bellissima, a Pisa è andato in vantaggio, vinceva 2-0, ma questo è qualche partita fa, quindi sappiamo cosa affrontiamo. Stamattina, Milano Spoglioso, aveva chiesto energia e ritmo alla squadra, energia come sempre c'è stata, si è vista, ritmo forse è stato condizionato invece da un gioco del Vicenza che ha spezzettato il nostro. Merito loro Ecco, o no, beh, è merito nostro? chiaro, Vicenza ha fatto il suo gioco, lui di tratti è riuscito a farlo anche molto bene. Noi nella seconda parte del primo tempo, anche con qualche cambio in mezzo al campo, ho provato a ruotare il centrocampo, ma non ha dato grandi soluzioni per trovare più linee di passaggio. Non è semplice mantenere quel tipo di ritmo, mantenere il campo e non rischiare, perché è una squadra molto veloce, molto forte ovviamente nelle ripartenze, anche poi insomma l'ingresso di Diavolo rendeva ancora più pericolosa la Vicenza, e si auguri che Bianchetti l'hanno tenuta abbastanza bene. Io rifletterei ancora visto sulla qualità, perché voglio dire la palla in aria c'è arrivata, però se Strizzo me la controllo meglio, bene, se Zanimacchia, voglio Questo è dire, il discorso quando come tiri senza chiedi. il portiere è duro non fare entrare. Però già nella dimostrazione Zanimacchia, Strizzolo, Gondo di provare la porta e di Si è arrivati, provare. sì, si è arrivati. Questo è alla fine, se vogliamo giocare in un certo modo, e questo io sono soddisfatto perché giocare in questo modo contro un avversario, con giocatori con esperienza e arrivare dentro l'area con giocate di qualità. Mi rende orgoglioso perché vedo una squadra che sempre come riesce a mantenere anche uno standard alto di prestazione nonostante si giochi in continuazione.
gli ultimi 7 metri, oggi veramente possiamo dire, di solito posso dire negli ultimi 30 metri siamo stati sporchi, oggi forse negli ultimi 8 metri abbiamo sbagliato qualcosa. Il mister, c'è stato tempo anche per l'esordio di politica, alla fine sta veramente facendo ruotare tutti. Abbiamo bisogno di tutti, un bel ingresso del ragazzo, perché poi è entrato con, non è semplice, forse ha trovato un po' più le misure quando l'ho spostato a destra, e da qui in avanti ancora di più le energie, il gruppo le deve tirare fuori. Abbiamo ancora 3 partite nel giro di brevissimo tempo, quindi già il fatto di aver finito la partita con nessuno grossi problemi e di poter utilizzare anche la rosa al completo, perché l'assenza di Ciofani, l'assenza di Valzania è di buon aiuto, poi incide sulla a lungo andare, incide sulla, almeno a livello numerico, non dico di qualità, ma a livello numerico incide sulla rosa. Per curiosità, Ciofani che cosa che era? Ciofani ha preso un colpo alla schiena, non era in grado di poter essere con noi. Io credo che insomma, in questi giorni si riuscirà, vedremo, a poter essere di nuovo con la squadra. Sì, certo. Avrei chiesto la stessa cosa che mi ha bruciato, ma ne approfitto e chiedo a Gondò, che abbiamo visto nella finale, è rimasto a terra per un colpo duro, come sta? Se ha preso un colpo in testa, però mi sembrava abbastanza rigido. Fino a quell'ultimo, in quei frangenti, si rischiava un po' di tutto. C'era un continuo di palle in aria che sembrava che prima o poi potessimo occupare, invece. Però Severi che sta bene. Grazie.